Possiamo iniziare. Questa è la prima serata del primo semestre 2015, quindi abbiamo immaginato sei serate. La prima è questa di questa sera con Piero Lissoni, poi il 18 febbraio avremo Max Dudler, che è questo architetto svizzero con studio a Berlino, il 18 marzo ci sarà la serata di Giorgio Grassi, che tutti conoscete, il 15 aprile Durish Nolli, che sono questi, Durish è un architetto svizzero e Nolli è un architetto italiano che lavorano in Ticino, il 5 maggio ci sarà Riccardo Beck Gordon, che è questo architetto portoghese molto conosciuto, uomo particolarmente simpatico, e il 10 giugno i progettisti del Padiglione Italia dell'Expo, quindi lo studio Nemesi. Questo semestre è stato pensato voluto da tutto il consiglio direttivo, dal presidente, insomma, dalle cose normali, e per questo semestre è stato composto, coordinato da Giovanna Crespi e dal sottoscritto, insomma, Emanuele Brazzelli. Il progetto grafico dei manifesti, delle cose che vedrete sui siti, insomma, delle cose che arrivano, è di Marica Vanetti, e l'ufficio stampa di Patrizia Kopsch, che è qua in prima fila. Direi due parole velocissime per introdurre Piero Lissoni, che si laurea sul finire degli anni 70 in architettura a Milano ed inizia la carriera come designer inizio anni 80, metà degli anni 80, tardi però, ci siamo laureati tardi, ha tirato un po' lunga. Nell'86, quindi inizia la carriera come designer e art director. Nell'86 apre a Milano con Nicoletta Canesi lo studio Lissoni Associati e 10 anni dopo fonda Graphics per affiancare l'attività e lo sviluppo dei progetti grafici. Il lavoro dello studio, con uno staff di più di 60 persone, affronta oggi progetti a 360 gradi, dall'architettura agli interni, dal design alla grafica. I progetti dello studio includono hotel, resort, showroom, negozi, fabbriche, stand fieristici, case private, barche. Piero Lissoni disegna per le grandi marche del design italiano ed internazionale, per Alessi, Boffi, Cappellini, citandone alcune, Cassina, Desalto, Cartel, Knoll, Lema, poi Living Divani, insomma tantissime, moltissime. E le realizzazioni d'architettura comprendono sia residenze private, sedi di aziende, teatri, hotel. Qualcuna delle realizzazioni più recenti, il Grand Hotel Biglia con annessi casinò e centro congressi del 2013, gli showroom di Boffi, Cassina, Porri, Tecno, la sede di Living Divani del 2007, quella di Glass Italia del 2010, Matteo Grassi 2011, e la sede del gruppo Rinascente del 2006, e il flagship store Benetton di Ottopiani e Istanbul, che è quello che oggi vediamo sui manifesti che sono affissi per la città, il Teatro Nazionale di Milano del 2009. Oggi lo studio Lissoni è impegnato sulla realizzazione dell'albergo Mare Pineta a Milano Marittima e degli interni del David City a Gerusalemme, oltre ai innumerevoli progetti residenziali e negozi in tutto il mondo, Londra, Parigi, New York, Tokyo, Hong Kong e quant'altro. Quindi, come dire, uno studio veramente importante, e quindi questa sera cercheremo di capire anche la magia che Lissoni riesce a mettere nel suo studio per riuscire ad affrontare dei temi così diversi con il successo con cui li affronta, insomma. Piero Lissoni. Facciamo un accordo? Dai, alzate la mano, dite di sì. Visto che di fatto ha già raccontato tutto lui, io non parlo con l'ordine, anzi testimonierò esattamente il contrario. L'accordo è molto semplice: andiamo a mangiare una pizza,
tanto ha già raccontato tutto. Insomma, così non vi faccio perdere tempo e non vi rovino la serata. Insomma, si potrebbero aprire degli spazi meravigliosi. Immaginatevi chi ha legami molto seri, apro un buco temporale di 3 o 4 ore. Un segno di libertà straordinario, no? No, eh? Giuro, non parlo, sto zitto peggio di un siciliano. E nemmeno sotto tortura ammetterò che stasera non ho parlato. Quindi, secondo me è un'occasione meravigliosa. Dai, alzate la mano. Vabbè, l'avete voluta. È 1-1. Il titolo è una miscela. Ho voluto mettere assieme tante storie differenti e naturalmente, visto che siamo tutti quanti più o meno vittime degli stessi politecnici e siamo vittime di una cultura generale che ci ha costruito, io credo piuttosto bene, mi piaceva l'idea di farvi vedere quello che è una specie di condensato di quello che succede nel nostro piccolissimo mondo che è lo studio di Milano. Ogni volta che noi raccontiamo, ogni volta che ci raccontiamo quello che stiamo facendo, ogni volta che ci raccontiamo come nasce un progetto o come dovrebbe nascere un progetto, mi piace moltissimo l'idea di ritornare ogni volta, ogni punto sulla discussione, di tornare indietro di un passo, di tornare a Vitruvio. Poi naturalmente ho uno studio frequentato da una grande tribù di buontemponi, e anche eccessivamente spiritosi. Io mi immaginavo Vitruvio, mi immaginavo l'uomo di Leonardo, questa idea di perfezione. Loro no, hanno avuto un'idea leggermente diversa. Però mi piace moltissimo l'idea che sia stato messo Donald Duck, mi piace moltissimo l'idea che Vitruvio ricordi a tutti quanti che per essere un buon architetto devi essere umanisticamente aperto di mente, devi essere uno scienziato, devi essere un muratore, devi essere un carpentiere, devi essere uno scultore, devi essere uno scrittore, devi essere un lettore, devi essere un chimico, devi essere alla fine un architetto. È questa miscela misteriosa che ci permette di essere architetti, altrimenti il nostro mestiere, la nostra vita quotidiana nel confrontarci con dei progetti, non importa che siano grandi o piccoli, diventa semplicemente un modello di stile. Mentre invece quello che secondo me è cruciale all'interno della nostra professione è il modello intellettuale, quindi non discuto sulla bellezza o bruttezza dei nostri progetti, ma discuto sulla bellezza o bruttezza del processo per arrivare a fare dei progetti, che è una cosa completamente differente. Naturalmente Vitruvio è stato scelto ed è stato illustrato da Donald Duck, perfetto. Oltretutto un briciolo di senso della misura, io credo che ci aiuterà, e almeno per quanto mi riguarda mi aiuta quotidianamente. Più o meno è riassumibile in questo senso: ogni volta che entro in studio c'è sempre qualcuno che mi guarda e negli occhi passa una scritta, e non è la pubblicità della Perrier, ma passa una scritta che più o meno dice: ma sei assolutamente sicuro o siamo qui per discutere di altre coglionate? In quel momento penso: ok, non sono completamente un pirla, però qualche sospetto mi viene. Prego. E abbiamo usato in questa presentazione, ho chiesto di usare le lezioni americane. Le lezioni americane come modello di partenza, anche perché altrimenti raccontare il lavoro di uno studio, la vita comune che noi ogni giorno, quotidianamente, giostriamo all'interno di questa struttura molto complessa e nello stesso tempo molto semplice, mi sarebbe risultata molto difficile e contemporaneamente credo anche incredibilmente noiosa. Bene, alcuni elementi topici: l'architettura, il design, la grafica, la fotografia, secondo me devono portare dei prodromi.
E le elezioni americane di Italo Calvino, dal mio punto di vista, hanno naturalmente questi prodromi per poter raccontare quello che faccio. Primo perché non sono bravo come Italo Calvino, quindi uso lui come matrice. Secondo perché mi piaceva molto l'idea che l'architettura fosse legata a un paradigma leggermente differente rispetto a quello che noi normalmente utilizziamo. Leggerezza. Ogni volta che noi pensiamo agli edifici, ci immaginiamo sempre che gli edifici siano costituiti, o gli edifici, o il design, o la grafica, siano costituiti da elementi pesanti. In realtà mi piaceva molto l'idea di lavorare con il punto rovesciato, la leggerezza. Le cose che ci circondano sono alla fine leggere. La leggerezza non è semplicemente il lemme che ha un suo peso. La leggerezza sono le cattedrali gotiche, la leggerezza è Pierluigi Nervi, la leggerezza è la capacità di usare il cemento armato in modo totalmente e completamente differente. Ogni volta che noi ci raccontiamo il modello architettonico, pensiamo sempre a una distribuzione dei carichi, dei pesi. Ogni volta che disegno un edificio, ogni volta che disegno una sedia, ogni volta che mi immagino che cosa succede quando un oggetto di qualsiasi esso sia debba passare da una scala bidimensionale a una scala tridimensionale, mi piace sempre l'idea di mettere in conto la leggerezza. Qualche tempo fa un mio cliente, in questo caso Cartel, nella figura di Claudio Luti, mi pose una questione: nel 2014 è possibile ripensare alla superleggera? Naturalmente, da morto di fame come un laureato al Politecnico che si rispetti, ho risposto immediatamente: certo che sì. In realtà non avevo la più pallida idea di come portare a casa la pelle, però oramai il guanto della sfida era stato lanciato. Leggerezza. Quando abbiamo cominciato a ragionare sulla nuova superleggera, non ho pensato a ridisegnare lo stile della superleggera, non ho pensato: ok, prendo Gio Ponti, ritrasformo le stesse sezioni di Gio Ponti con un materiale leggermente diverso, più o meno le riattualizzo, quindi faccio un lavoro di stile ed esce una nuova superleggera. La cosa che mi sono chiesto è stato: devo usare un materiale diverso, in questo caso è nylon, fibra di vetro e fibra di carbonio. Lavoro con una tecnologia, perché è una tecnologia automobilistica, che ragiona in termini completamente differenti rispetto a quello che normalmente viene usato all'interno di una tecnologia conosciuta come lo stampaggio della plastica, e per essere leggeri devo pensare a una forma completamente diversa. La forma più efficiente è un uovo. Seghiamo un uovo e da lì cominciamo a ragionare sulla forma. La sedia è veramente super leggera. Oggi ho visto i primi modelli stampati in materiale ufficiale, quindi quello vero che poi diventerà la produzione definitiva, e la sedia pesa poco meno di 2 kg. Naturalmente, per poter ottenere un peso così delicato, ho dovuto usare l'elemento strutturale di un uovo, quindi deformare le superfici, usare la deformazione delle superfici come momento strutturale, e la superleggera nuova più o meno è nata. È lì, perché adesso ce l'abbiamo, abbiamo già stampato 100 sedie, la stiamo nuovamente rimodellando, e da questo momento in avanti sarà pronta fra qualche mese per essere stampata in migliaia di pezzi. Ma non è semplicemente l'idea di stamparne migliaia di pezzi, ma è l'idea concettuale che ci è stato dietro. Noi abbiamo ridisegnato l'elemento strutturale, abbiamo ridisegnato le molecole, abbiamo ridisegnato la tecnologia, abbiamo ripensato in modo totalmente diverso l'idea della leggerezza. Prego. Se devo fare una grafica e devo anche lì immaginarmi un elemento leggero, non penso semplicemente a come metto assieme i caratteri, ma come questa cosa possa diventare tridimensionale. In questi casi erano degli inviti per un mio cliente. La cosa che mi interessava era ridare anche qui un'idea di leggerezza assoluta. Ho preso una gruccia e poi l'ho rivestita. Prego. Come fai a fare un edificio in cemento armato dando un'idea di leggerezza? Trasformi l'edificio in cemento armato in un foglio di cemento armato strutturale da 10 centimetri
e usi il cemento armato per quello che sa fare, cioè una struttura pura, senza trucchi, senza inganni. Togli tutto quello che non serve, e infatti nascono i buchi e le finestre, tutto quello che serve strutturalmente rimane, ma tutto quanto è un foglio di 10 centimetri. Anche questa è un'idea completamente differente di leggerezza. Non sto inventando nulla, io sto semplicemente applicando delle regole, ma le sto applicando partendo da dei punti di vista un pochino diversi rispetto alla norma. Prego. Quando prima vi parlavo che non mi interessa lavorare sullo stile, ma ogni progetto deve avere degli elementi assolutamente chiari e connaturati, anche qui immaginatevi di trasformare, questo era un vecchio teatro, noi l'abbiamo ritrasformato in una casa, avremmo potuto entrare, come dire, da decoratori, avremmo potuto essere architetti. Io l'unica cosa che ho voluto fare qui dentro è stato di rispettare il luogo, ho cercato di ripulirlo per le sue qualità primarie, addirittura ho salvato senza restaurarle le vecchie decorazioni, ma l'idea della leggerezza è stata salvare due piloni in ghisa e tutto il resto è rimasto com'era. Ho solo costruito una gabbia di vetro per metterci il giardino d'inverno. Immagino che come casa non sia facilissima da abitare, però io non ho mai disegnato niente di comodo, quindi vuoi vedere che anche mi metto a disegnare una casa comoda, chi se ne frega. Rapidità. Fantastica. La mia generazione è cresciuta con l'immagine di sinistra, con il tizio con le orecchie a punta, si mettevano dentro in un cerchio di luce, puff, sparivano. Una generazione immediatamente successiva è cresciuta con il Millennium, Falcon Millennium, il capitano Han Solo, Star Wars, l'unica nave che con uno snap spariva nell'iperspazio. Ma l'idea di velocità all'inizio del Novecento era la possibilità di disegnare un missile, la fantascienza disegnava quegli affari che vedete in mezzo, ma la fantascienza, quella vera, ce l'hai un iPhone? Grazie. Ma la macchina del tempo è questa qui. Bene, mettete dentro nei nostri progetti l'idea della velocità, rapidità. Fino a poco meno di 10 anni fa questo oggetto non esisteva. Ci siamo sentiti raccontare della possibilità di usare internet, di lavorare in un modo differente, di raccontarci delle storie in un modo differente, di essere connessi, eccetera, eccetera. E fino lì c'era la fantascienza. Da quel momento in avanti inizia un nuovo modello di realtà. E in qualche maniera noi dobbiamo ragionare con questo modello di realtà. Prego. Ad esempio, questo è un altro progetto per Cartel. Quando abbiamo immaginato l'idea della velocità, la velocità di quel progetto in realtà non è stata propriamente veloce, ma la velocità del progetto ha fatto sì che noi rimodellassimo una molecola, quindi un architetto che ragiona con degli ingegneri della Bayer Leverkusen tedeschi, sulla possibilità di modificare una molecola. La molecola doveva essere modificata e dovevamo aggiungere un lato in più a questo poligono, se possiamo definirlo, cellula molto molto complicata. Quindi abbiamo lavorato quasi da biologi per un problema di velocità. Noi dovevamo stampare velocissimamente questo materiale e farlo raffreddare ancora più velocemente rispetto a quanto fino al giorno prima, si potesse fare con un materiale simile. E abbiamo portato un elemento di velocità. Senza quell'elemento di velocità questa sedia non esisterebbe. Questa sedia più o meno è in circolazione da 8-9 anni e ogni anno più o meno ne stampano 100.000, numero più, numero meno. E a tutt'oggi non si sono ancora rotte, funzionano e continuano a essere veloci. Ecco,
quando si parla di velocità, noi dobbiamo immaginarci che gli aspetti di velocità sono completamente differenti rispetto alla norma. Non è semplicemente guidare un'auto veloce, non è semplicemente trasmettere informazioni veloci, ma è applicare quest'idea di processo all'interno di cose completamente differenti rispetto alla nostra matrice quotidiana. La velocità nel fare, ad esempio, gli inviti sono uno straordinario esercizio di grafica, uno straordinario esercizio creativo. Io devo costruire un oggetto che mi permetta di raccontare una storia velocemente e di prendere in qualche maniera un'attenzione, sapendo che questo oggetto durerà pochissimo, durerà qualche minuto. Quelli molto fortunati durano qualche ora come carta assieme ad altre carte. Quelli ancora più fortunati diventano carta da riciclare, quindi vengono usati per disegnare o per farci delle altre cose, replanini e via, eccetera, eccetera. Prego. Velocità, quando parliamo di architettura, la velocità è un altro elemento assolutamente fondamentale. Noi ci siamo immaginati e siamo stati costruiti, almeno io mi ricordo la mia facoltà, Milano Politecnico, la parte luminosa del Politecnico, di là era la parte buia degli ingegneri, noi eravamo la parte con la luce. Io mi sono sempre sentito raccontare di questa bizzarria dell'architetto come costruttore, facitore per tempi a venire. A me sembrava un'offesa mortale immaginare di dover costruire degli edifici che poi sarebbero rimasti in giro per i mondi, per usare un eufemismo, un francesismo, a rompere i coglioni per tutti i futuri possibili. E ho cominciato a pensare, in qualsiasi maniera, qualsiasi edificio che io andrò a costruire nella mia vita professionale, farò in modo che dopo 25 anni, massimo 30, o li buttano giù e danno da lavorare degli architetti nuovi, o altrimenti, per la disperazione, li ritrasformano in un'altra cosa, lattine di Coca-Cola, che ne so, tondini di ferro. Insomma, quest'idea della non continuità nel tempo, ma con una temporaneità, una velocità molto differente. Comunque, questo è l'edificio di Benetton a Istanbul. Il progetto di velocità non è semplicemente nel fatto che l'ho tarato a 30 anni, il progetto di velocità è che noi abbiamo speso in realtà 2 anni per progettarlo in tutti i minimi e controllati dettagli e loro hanno speso 10 mesi per costruirlo. Abbiamo cominciato a scavare un buco a Istanbul il 2 di gennaio e nello stesso anno, il 28 di ottobre, avremo aperto con i camerieri, i cocktail, le luci, le ragazze, la musica, eccetera, eccetera, eccetera. Il concetto di velocità è cruciale in questo momento per costruire eccellente, secondo me, qualità di architettura in qualsiasi parte del mondo e soprattutto è cruciale perché la velocità dà qualità e soprattutto la velocità, se ben progettata, risparmia un sacco di denaro. Un tempo ci dicevano che i soldi erano legati al tempo uguale denaro. Bene, a me piace l'idea di pensare alla velocità invece come elemento di qualità. Più sei veloce vuol dire che prima devi aver progettato tutto, vuol dire che non c'è più nulla di inventato al momento, ma tutto quanto è all'interno di una specie di formula matematica, programmato dall'inizio alla fine. Velocità, quando costruisco gli stand, quando disegno delle installazioni, non mi posso concedere tempi infiniti. Io so che comincio e ho pochissimi giorni per terminare, e per terminare in maniera impeccabile. Un altro modello di pensiero, non necessariamente più leggero, ma necessariamente più intenso. Devo essere capace di essere veloce, vuol dire che devo essere capace di pensare possibilmente a tutti i possibili errori durante il percorso. Prego. Esattezza. Pensate ai paradigmi. Matisse o un Mobile di Calder, che cosa c'è di più esatto? Il peso delle coscienze che ci tiene equilibrati all'interno della vita, o una specie di visione fisica del movimento dei pesi e delle forze?
quando facciamo gli architetti e i designer facciamo esattamente la stessa cosa. Se devo fare stare in piedi un edificio devo ragionare in termini fisici, ma contemporaneamente devo metterci le coscienze. Non costruisco degli edifici per un alieno, più o meno so cosa succede lì dentro. Le misure, quei satanassi che mi hanno scelto le immagini di Donald Duck, evidentemente si sono rinsaviti cammin facendo. Ricompare l'uomo di Vitruvio secondo l'accezione classica. Guardate di fianco, volutamente questa è una scelta che io ho imposto, un Nautilus. Immaginatevi i numeri sequenziati di Fibonacci, immaginatevi la misura, quella che per qualche migliaio di anni ha seguito la misura umana, quella che un tempo veniva definita la sezione aurea, una sezione aurea naturale, una sezione aurea rimodellata dal senso dell'uomo, prego. Ma quando parliamo di esattitudine, come ritrasformandola nel termine inglese exactitude, a me fa venire in mente la regina Elisabetta mentre beve il tè. Quando le chiedi com'è il tè, lei ti potrebbe discutere sulle exactitude, sulla foglia secca giusta oppure no. Bene, un coltello da sushi deve essere preciso, in questo caso un coltello da sushi di legno. È una scelta esatta, non puoi permetterti di insaporire il pesce con un sapore che non c'entra nulla, ma l'esattitudine sta dall'altra parte, è una nanotecnologia. Dall'altra parte hanno disegnato e costruito con delle molecole una Formula 1 e questa macchinina funziona, viaggia, ha un motore, si muove con una benzina magnetica, ma le misure che ci sono sotto sono delle misure vere. Quell'affarino sono 100 mu e non è una mucca, un mu, se avete fatto anche voi la stessa politecnica che ho fatto io dovreste sapere che quanto vale, quanto è la sua misura. Bene, prego. E qui casca l'asino. Per essere precisi e per essere esatti, un mio cliente, povera creatura, mi chiede di disegnare degli orologi a me. La mia mamma mi ricorda ogni anno il 23 di luglio, giorno del mio compleanno, io avrei dovuto nascere a mezzanotte circa del giorno prima. Insomma, ho tirato un po' tardi, sono arrivato alle 6:30 del mattino del giorno dopo e il mio destino è stato segnato, e con il mio destino è stato segnato il destino di tutti i miei amici, delle mie fidanzate, di mio figlio, del mio nipote, dei miei clienti. Il mio concetto di precisione nel tempo, data zero la scala, mediamente meno 12, quindi non posso essere considerato una persona puntuale. Alberto Alessi mi chiede di disegnare degli orologi, che è un po' per l'esattezza, per essere proprio precisi, come chiedere alla banda Bassotti di fare la security in una banca. Però alla fine ci siamo riusciti. Immaginatevi disegnare un orologio, non è semplicemente disegnare una macchina del tempo, mettergli delle lancette, mettergli dei numeri, tutte queste sciocchezzuole. Disegnare un orologio in qualche maniera vuol dire comprendere la metrica del tempo. Vuol dire comprendere questa strana sensazione, questa strana misura precisa del tempo. Io intorno a questi orologi ci ho girato un bel po' di tempo. Per circa 2 anni gli orologi non funzionavano, non uscivano, erano troppo grossi, troppo piccoli, troppo spessi, brutti, grossi, sottili. Finché alla fine, ragionando con gli ingegneri della Seiko che mi stavano costruendo i motori, ho cominciato a comprendere questo concetto del tempo, questa specie di ritmo, questa specie di misura straordinaria che non è data semplicemente dai millimetri, non è data semplicemente dal peso, non è data semplicemente dalla sequenza di un centesimo, decimo, secondo, minuto, ora e via via, ma è data da una cosa ancora più ampia, è data da questa specie di musica. Compreso quello, e giuro che non sto filosofeggiando, ho cominciato a disegnare gli orologi.
insomma, siamo già arrivati alla terza generazione, la banda Bassotti continua a rapinare la banca, beh, peggio per loro che mi hanno chiesto di fare la security. Precisione, exactitude, quando disegni grafica non è semplicemente un gesto nell'aria, non sto immaginandomi di disegnare un graffito contro un muro, ci sono delle regole spaventosamente precise, ogni cosa che viene disegnata ha nuovamente all'interno una matrice. Prego. Ancora più precisi, con lo studio Brenta di Milano abbiamo disegnato questa barca. Quando disegno una barca a vela e l'oggetto è un giocattolo da 36 metri, 143 piedi, ed è stata completamente costruita in fibra di carbonio, quando va in acqua un oggetto di questo genere, non è che puoi raccontare, ok, se proprio non ci sono 160 nodi di vento non si muove, non funziona così, non gli puoi nemmeno dire attacca il motore. Devi essere esatto, deve funzionare con una bava di vento, deve funzionare con il vento apparente, deve funzionare quando il vento va a 27 nodi e non si deve rompere. È come disegnare una Formula 1 che deve vincere. Non faccio nessuna battuta su macchine, eccetera, eccetera, ma devi essere esatto. Non c'è la possibilità di tornare indietro. Una volta partita la costruzione di un oggetto come questo, non si torna più indietro. Tutto quanto deve essere verificato prima, deve essere pensato prima, deve essere testato prima e poi comincia a costruire. Ma una volta che sei partito non si torna più indietro. Come l'edificio di Benetton. Tutto disegnato prima, tutto testato prima, una volta che cominci non c'è più punto di ritorno. Poi ci abbiamo preso gusto e abbiamo disegnato un altro edificio, in questo caso un edificio che galleggia, è un oggetto di 50 passametri. A me non piacevano gli edifici disegnati dai cosiddetti designer navali e mi sono immaginato, è possibile disegnare un edificio che rispetti le regole, che rispetti i consumi, che rispetti le velocità, che rispetti i luoghi, senza però disegnare delle bruttissime BMW travestite da barche? E abbiamo fatto questo affare qui. Anche qui devi essere preciso, perché poi una volta quando cominci non si torna più indietro. Come vedete, galleggia, sono ancora vivi tutti, ha fatto plurimi giri del mondo e sembrerebbe che la stiano ancora usando, quindi siamo stati precisi. Una scala, non so voi, ma io quando ho fatto la facoltà i miei professori ci facevano disegnare le scale come una specie di beh, lì mettici una scala, va, come faccio a salire? Bah, mettici una scala. Invece per me le scale sono questa specie di twilight zone, è un punto magico di passaggio da un luogo a un altro luogo, e mi sono sempre immaginato di disegnare delle scale che avessero questa magia, questa idea un pochino fatata del twilight zone. Passo da un punto all'altro e in questo punto intermedio magari puff, sparisco in un altro, come potremmo dire, universo. Però devi essere esatto. Immaginatevi fare una scala che non ha piloni, non ha punti, sta lì, l'appoggi da una parte e l'attacchi da un altro. È un po' come se disegnassimo una presa di free climbing. Non ci sono chiodi, non ci sono corde, non ci sono imbragature, stai appeso con un dito e con un punto di, di una scarpa. Ecco l'esattitudine. Anche qui è un concetto ideale, non necessariamente, non sto parlando di bellezza, sto parlando di questa idea e di questo modello esatto dentro nei progetti. Prego. Visibilità. Ci sono le visibilità di Dan Flavin, ma c'è la visibilità dell'uomo invisibile. Gli architetti sono degli specialisti a essere degli uomini invisibili, uomini o donne, non ne sto facendo una questione di... vabbè, insomma. Come fai a rendere visibile una cosa invisibile? Come fai a immaginarti questo modello completamente differente di visibilità, una visibilità che è data da un artificio, in questo caso
è una pittura fatta con una Linoff da un artista giapponese. Tsujimoto usa le macchine fotografiche come un pittore del 1600 in quel momento avrebbe usato dei pennelli. Dall'altra parte invece una visibilità naturale. Che cosa succede quando fotografo in un certo momento del giorno con una certa incidenza luminosa una collina in Cina? Viene fuori quell'affare lì, non c'è trucco, non c'è Photoshop, non c'è menate. Visibilità. Quando io faccio il mio lavoro da architetto, da designer o da grafico, devo tenere conto della visibilità, perché non sono uno stilita che vive in mezzo al deserto su una colonna. In qualche maniera il mio lavoro deve essere riconosciuto, visibile e coerente. Prego. Cominciamo con la visibilità. Mi hanno chiesto di disegnare un tavolo di vetro. Insomma, c'è pieno il mondo di tavoli di vetro. Disegnare un tavolo di vetro per me era anche un filino noioso. Allora mi sono immaginato, per renderlo visibile, cosa faccio? Lo faccio diventare come l'uomo invisibile. Tolgo tutto quello che posso da questo dannato vetro, lo riduco alle dimensioni minime concesse dalla sua qualità strutturale e nascono questi oggetti. Il tavolo che vedete fotografato è un giocattolino da 1,80 m per 1,80 m, tagliato da una macchina speciale, lavorato con un trattamento di indurimento superficiale che è lo stesso che viene usato per indurire i vetri degli aeroplani, ed è lì. Lo vendono, lo consegnano. C'è della gente che probabilmente avrà fatto anche... avete presente il postino suona sempre due volte? Quindi non necessariamente la pasta, e non abbiamo avuto nessun problema. Visibilità. Come fai a rendere visibile una cosa che tutti i giorni ci circonda? In questo caso non è George Clooney che si scambia un paio di scarpe di Bottega Veneta con un paio di sandali, no, di flip-flop. Quando Nespresso ci chiese di trasformare la loro capsula in un elemento di visibilità per una serie di performance, usammo la capsula trasformandola in un gigantesco pixel. Ogni capsula portava all'interno una serie di lucette e le lucette facevano diventare un enorme schermo fatto di capsule. Lo abbiamo trasformato in una specie di gigantesca galleria multimediale. Ecco, un altro concetto di visibilità, rimanendo però coerenti con quello che stavamo facendo. Prego. Quando parli di architettura, noi ragioniamo in modo ultimamente molto aperto. Parliamo di architettura come se fosse un accadimento fashion, parliamo di architettura come se ogni oggetto di architettura disegnato debba sistematicamente parlare. Lo studio, e qui ci sono un po' di vittime sacrificali dello stesso, ha scelto da tanti anni di usare un linguaggio invece molto silenzioso, il più silenzioso possibile, non necessariamente muto, ma silenzioso di sicuro. E tutti gli edifici che noi stiamo disegnando e costruendo in giro per il mondo hanno più o meno tutti quanti lo stesso tipo di matrice. Devono avere una visibilità, perché altrimenti disegnare delle caverne, ma contemporaneamente devono essere silenziosi e devono avere un briciolo di coerenza. Se poi ci sarà tempo, parleremo anche di questo. Ah, prego. Tutti quelli che state vedendo sono i progetti che più o meno lo studio butta fuori di tanto in tanto. Sono tutti progetti americani. Come fai a costruire un edificio in cemento armato che non ha pilastri? Lo sospendi nel vuoto? Fai venire i sorci verdi per circa 6 mesi agli ingegneri che devono fare i calcoli delle solette, li obbliga a lavorare con un'altezza massima di soletta di 25 centimetri, gli allunghi al massimo possibile lo span, quindi la lunghezza di queste ali d'aereo, e poi per tenere fermo l'edificio lo bilanci con degli elementi caricati in modo tale che
tutto quanto si riporti. In fin dei conti, un tizio diceva un po' di anni fa che se gli avessero dato un punto per appoggiare una leva avrebbe tranquillamente sollevato il mondo, se ci riusciva lui, perché non ci dobbiamo riuscire noi a rovescio. Prego. Altri edifici, anche questi tutti sospesi, anche questi falsamente leggeri. Prego. Qui siamo nella casa della ripetizione. Io mi ricordo tantissimi anni fa vidi per la prima volta Sol Lewitt. Il conte Panza invitò Sol Lewitt per una decorazione all'interno di una stanza, e quando vidi questa stanza decorata con dei tratti di matita ripetuti per qualche milione di volte, mi si aprì un mondo. Cominciai a pensare: accidenti, l'arte sta vivendo una nuova primavera, è arrivato un nuovo rinascimento, c'è un nuovo modello di ripetizione che non è semplicemente una pennellata pointillist per poter ragionare su un mondo di decorazioni differenti. Bene, nel nostro lavoro la ripetizione torna a essere un elemento fondamentale. Prima io vi raccontavo del modello industriale anche nel costruire gli edifici. Questo vuol dire che la ripetizione, la capacità di mettere lo schema industriale da design industriale all'interno di un edificio, ci permette di costruire edifici con una qualità assolutamente indisponente come costi e come risultati. Bene, ripetizione, saltiamo nel design. Io non faccio il designer, e qui mi prendo la responsabilità e non tiro dentro nessun altro del mio team. Io non faccio il designer per fare il pezzo unico d'arte, che è un altro modo di fare design assolutamente dignitoso e assolutamente rispettabile. Io faccio il designer perché faccio l'industrial designer. Io penso a una produzione seriale, a un pezzo che nasce per essere il numero uno, uguale al suo fratello o sorella 1000 volte dopo, o 10.000 volte dopo, o 100.000 volte dopo, con la stessa qualità, le stesse misure, gli stessi prodromi. Bene, è la ripetizione. Prego. Quando disegni, non è semplicemente incollare degli stili, non mi interessa mettere assieme delle facce, mi interessa lavorare sui processi, mi interessa rimodellare di volta in volta un prodotto finché non ho trovato il modello processuale per poterlo fare. Altrimenti un prodotto per me, uno vale l'altro. Non disegnerei l'ennesima sedia se non ho la possibilità di intervenire sul processo. Non disegnerei l'ennesima cucina se non potessi intervenire sul processo. Non mi interesserebbe paradossalmente disegnare l'ennesimo edificio se non potessi intervenire sul processo. Per me ogni edificio è un processo differente. Se devo disegnare una sedia di alluminio, e ce ne sono migliaia di sedie di alluminio bellissime, se ne devo disegnare una nuova, o disegno il processo e quindi mi immagino in che modo verrà prodotta questa maledetta sedia e in che modo io posso da designer reinterpretare, ridisegnare il modello produttivo, altrimenti ha sempre quattro gambe, una cosa su cui sedersi e uno schienale su cui appoggiarsi. Se non sono quattro gambe sono tre, se non sono tre sono una centrale con quattro razze. Alla fine a Milano si dice che una cadrega resta una cadrega. Bene, per fare questa sedia, ad esempio, con Cartel, ancora, sono le mie vittime predilette per fargli spendere una spaccatonata di denaro, prima abbiamo disegnato il processo, poi abbiamo individuato i partner per costruire i robot per seguire questo processo. Una volta individuato tutto il sistema, ho cominciato a disegnare la sedia. In realtà l'hanno disegnata loro, non quelli di Cartel, ma i robot che mi hanno dato tutti i limiti produttivi per poterla fare. E lì ho cominciato a rimodellarla. Eccola lì. La ripetitività è ancora la grafica. Dai cipi romani e prima ancora dai segni del, non so, immaginatevi le rune etrusche in giro per i mondi, immaginatevi prima di loro i segni greci, semplicemente per stabilire
la numerologia, prima ancora di usare la parola, ma semplicemente con la numerologia iniziano a segnare e ripetono. Bene, la grafica ha più o meno la stessa qualità, fortunatamente non abbiamo più bisogno della pietra per poter mandare in giro delle lettere, però ripetiamo, continuiamo a usare questo modello ripetitivo, prego. Vai, ripetizione. Beh, non, io volevo andare a mangiare la pizza, quindi devo andare veloce. Cosa c'è di più ripetitivo di un progetto di allestimento di un marchio, in questo caso Benetton? Devi immaginarti di disegnare un sistema, un linguaggio, un assemblaggio di lettere che ti permette in qualsiasi parte del mondo tu vada a finire di usare lo stesso tipo di letteratura. Devo raccontare una storia e noi abbiamo disegnato questi linguaggi, queste lettere, abbiamo permesso una ripetitività assoluta in giro per il mondo. Questi negozi li trovi più o meno simili a Londra, New York, Parigi, Milano, Francoforte, Istanbul, Lisbona, Madrid, scegliete un posto, sono fatti così. Ve l'ho detto che a me piacciono le scale, la ripetitività anche qui è, ogni scala per me è una scala diversa, non mi piace disegnare due scale uguali, mi piace disegnare una scala e ogni volta cerco di forzare la mano. Quella di là è sospesa anche lei in basso e in alto, ha qualche leggerissima vibrazione, se non soffrite di vertigini è una scala perfetta. Se soffrite di vertigini, cambiate casa. I padroni di casa per qualche settimana hanno avuto qualche problema a salire ai piani alti, soprattutto quando il loro cagnetto gli era finito fuori dall'ultimo sbalzo, in volo e non c'erano i divani sotto. Poi si sono abituati, adesso salgono e scendono velocissimi come dei fulmini e non è più successo nulla. Ma immaginatevi anche, vedete tutte le altre storie, ogni scala è una storia, è questa specie di spazio intermedio, questo luogo all'interno, secondo me, del quale le coscienze un pochino si perdono. Prego. Gira. Beh, noi altri designer alcune volte siamo dei veri deficienti. Io sono in prima fila a portare la bandiera, quindi sul modello coerente e incoerenze sono un drago. Un esempio, tantissimi anni fa Alessia Alberto mi chiese di disegnare una macchina del caffè. Io sono un grande amante del caffè e ho pensato, per dinci, che occasione, finalmente una macchina, una caffettiera che esca dall'estetica della Bialetti. Adesso disegno una caffettiera, tutto un lavoro sui cambiamenti di proporzione, altezze, larghezze. Costruiamo la prima caffettiera, la vedete dall'alto, via via si dipanano e si comincia a dipanare la storia. In basso c'è la prima caffettiera, quella lì che vedete in basso a sinistra. In Alessi c'è un signore che è soprannominato il caffettologo. Era un signore all'epoca di 80-81 anni e quando vide la macchina la guardò e mi disse: architetto, da questa roba qui tiriamo fuori un caffè di merda. E io ho pensato, rincoglionimento senile, adesso ti faccio vedere io. Il primo caffè era schifoso. Il secondo caffè era repellente e io ho pensato, accidenti, dobbiamo domare i filtri, la macchina. Il terzo potendo era peggio dei primi due. Il caffettologo con grande pazienza mi spiegò che esistevano delle regole precise. Tanto grande è il fornello, tanta pressione si crea all'interno, tanto vapore passa attraverso i filtri, tanta pressione passa il vapore all'interno della polvere di caffè, si ritrasforma in un liquido.
E quindi quella lì che a me piaceva, insomma, mi sembrava bellissima, era una macchina per me perfetta, ma faceva veramente un caffè di merda. Allora torno indietro, ma non gli volevo dare la soddisfazione, e arriviamo alla seconda battuta. Il caffè era ancora schifoso. Il caffettologo guardò il secondo, il terzo, il quarto, il quinto modello e mi disse: architetto, forse non ci siamo capiti, ci sono delle regole precise, ci sono dei volumi, è chimica e fisica. Se lei si ostina a fare la sua macchina del caffè, la usiamo come portafiori, ma il caffè non lo farà mai. Alla fine ho ceduto ed eccola là. Quindi per essere coerenti cosa fai? Devi essere coerente. A un certo punto del modello professionale devi avere il coraggio di fermarti, altrimenti vengono fuori dei, io credo, degli abomini. Una delle cose più difficili che ho imparato a mie spese non è progettare, non è costruire un prototipo, non è arrivare vicini alla fine di un progetto, ma una delle cose più difficili è avere la coerenza di ammazzarlo. Arrivi a un certo punto e devi avere un coraggio e una coerenza assoluta nel tirare una coltellata al progetto e dire: ok, non va più avanti, il progetto si ferma, questo coso qui non va più da nessuna parte. E lì devi essere coerente con te stesso, devi avere un coraggio da leoni e devi saper scegliere. Bene, un altro elemento di coerenza: noi abbiamo un anno fa allestito una mostra a Milano a Palazzo Reale dedicata a Bernardino Luini. Quando abbiamo cominciato a ragionare su Palazzo Reale, tutti quanti mi avevano detto: mi raccomando, è questo luogo talmente bello, storico, le pareti, gli affreschi di... ma che affreschi? Insomma, un troiaio. Io mi sono sempre immaginato che i re vivessero in luoghi splendenti e meravigliosi. Il re d'Italia era veramente un pezzente. Comunque, abbiamo avuto un'idea molto semplice: staccare dalle pareti originali di Palazzo Reale, non tenendone più conto, non sapendo più quasi in quale luogo ci stessimo trovando in quel momento, abbiamo deciso di disegnare questi enormi fogli di carta tagliati a 45 gradi per fargli perdere completamente lo spessore, e su quelli abbiamo deciso di tirare una gran sola a un nostro amico cliente, Floss, raccontandogli una bugia grossa, ma così grossa che a Pinocchio al confronto sarebbe sembrato un dilettante. Avrebbe fatto sembrare le sue bugie a quella povera crista della fata turchina, a quel poveretto del suo babbo, delle sciocchezzuole quotidiane. Insomma, noi gli raccontammo a Piero Gandini di questa incredibile mostra e Piero ci permise di disegnare su misura delle lampade per la mostra, fece costruire le luci speciali per la mostra e fece costruire le lenti speciali per illuminare questi quadri. Questo è l'effetto generale. E lì devi essere coerente. Non puoi permetterti di far vedere un pittore, un artista, un tuttologo come lo è stato Bernardino Luini nel 1500 e lo tratti come se fosse una specie di manifesto dell'AGIP del 1960. Noi abbiamo pensato a un modello totalmente coerente rispetto a chi stavamo presentando, da architetti, da grafici e da designer, e questo è il risultato. Ok, grafica, coerenza. Quando parli di Cassino, quando parli di Le Corbusier, non puoi mica fare il fricchettone, devi avere il coraggio di essere coerente, altrimenti parliamo di un'altra cosa. Non mi piace mai quando noi diventiamo particolarmente egocentrici. La capacità di un professionista in questo caso è quella di fare sempre un passo leggermente indietro. E a me piace molto questa idea di essere coerente facendo alcune volte non uno ma due passi indietro. Poi, tanto per essere molto chiari, la sesta lezione non è mai stata scritta perché Italo Calvino muore alla quinta, ma aveva già cominciato a prendere gli appunti sulla sesta. La sesta non è mai uscita, nessuno sa esattamente che titolo lui abbia scelto. I buon temponi di prima dello studio hanno pensato di usare un nuovo titolo adattato su me stesso, Foolishness.
in italiano stupidità non è sufficiente, è una miscela tra matteria, stupidità, insomma foolishness, però possiamo condensarla in stupidità. Torni indietro un secondo. Guardate l'occhio straordinario dell'asino, saltate dall'altra parte. Quel coglione di ingegnere svizzero che si è immaginato di fare un coltellino con dentro tutta quell'ira di Dio è l'esempio assoluto, totale della stupidità umana. Come puoi pensare di fare una roba del genere? E non la pensi in maniera ironica, ok, disegno e esagero col coltellino con 4532 funzioni, ma ha creduto veramente di fare un affare che condensando in circa 25 centimetri di profondità per 3 centimetri di altezza per 7 centimetri di lunghezza un'ipercomplicazione per fare una cosa molto semplice, o altrimenti devi essere particolarmente masochista. La caffettiera di sinistra è molto simile alla mia caffettiera. Masochisti. Eccoci qui. Qui sono io. Stupidità numero uno. Un mio cliente mi chiede: Piero, mi servirebbe una lampada di un certo impegno, di una certa presenza, ma soprattutto mi piacerebbe ritrasformare le lampade di carta cinesi o giapponesi con queste nuove fibre. In realtà le fibre sono state inventate negli anni 60 e Floss ha prodotto un sacco di lampade con queste fibre. Chiede a due designer, uno sono io, l'altro è Marcel Vanders. Io convinco Piero Gandini a fare una lampada, ed è quella sopra, blu. Disegno una lampada che non fa luce. A me sembrava un'idea bellissima. Tu entri in una stanza e la lampada la vedi di giorno. Di notte la lampada non fa luce, accende solamente una leggerissima luminescenza blu. Nella mia mente stupida e totalmente idiota lancio un'idea che secondo me era un'idea fantastica. Nella lampada c'è una lucina blu, tu entri nella stanza, non ti ammazzi contro gli spigoli e vai a accendere una lampada vera. E così ne comprano due. Piero mi disse: tu sei scemo, scemo, quindi ti lascio la lampada blu, ma però mettiamo una luce vera. Torna indietro un secondo. Seconda scemeria. Troviamo questo affare. Questo affarino che vedete ha un diametro di circa 3 centimetri e sono i nuovi LED ad altissima potenza. Vengono usati ad esempio nei fari automobilistici o vengono usati nelle luci stradali. Immaginatevi che quell'oggetto nel suo momento di maggiore potenza, secondo del tipo di elettricità che lo fa funzionare, quindi del driver, può sviluppare 500 o 1000 watt. Idea straordinaria. Io mi innamoro appena lo vedo e dico: Piero, facciamo una lampada. L'oggettino da 3 centimetri in pieno funzionamento sviluppa 280 gradi di temperatura. Quindi qualsiasi lampada ha bisogno di un radiatore, di un camion per essere raffreddata. Fa una luce meravigliosa, si dimera, si controlla, può scendere a 5 watt e salire a 500, ma ha questo leggerissimo difetto, 280 gradi. In un momento di disperazione sparo la cazzata del giorno e dico a Piero Gandini: ma Piero, mettiamo il raffreddamento ad acqua. Io pensavo che mi cacciasse fuori dall'azienda pedata nel culo. Invece mi guarda e mi dice: sai che potremmo chiedere al CNR? Tac, eccola lì. La lampada viaggia adesso raffreddata d'acqua, in realtà è un liquido, che viene spinto all'interno di un circuito di raffreddamento semplicemente dalla gradiente di temperatura. Quando si avvicina al sole, sale di temperatura, spinge in basso l'acqua, scende giù in basso, dentro in quel cubetto c'è un circuitino di raffreddamento, ritorna su 80 gradi. La lampada adesso funziona a 80 gradi. Ma bisogna essere stupidi forte. Io sono stato un stupidissimo.
Devo dire che Piero è stato incredibilmente coraggioso e anche qui esce un altro elemento. Tu puoi essere stupido finché vuoi, ma se dall'altra parte non ce n'è uno più stupido di te, non si va da nessuna parte. Prego. Quattro esempi di stupidità massima. Questo sono sempre io. Stupidità numero uno, da sinistra verso destra. Esempio numero uno. Stessa vittima in quattro anni successivi. Quindi quando vi dico che io sono particolarmente stupido, ma devi avere dei clienti più stupidi di te, questo è l'esempio lampante. Boffi. Esempio numero uno. Invito interattivo. Convinco questi poveretti a costruire un invito usando le microbatterie, quelle che troviamo dappertutto nei telecomandi, insomma dappertutto ci sono queste microbatterie, con una piccolissima luce LED. Secondo me era un'idea fantastica. In una scatolina di vetro, di plastica trasparente, in una busta di plastica trasparente, viene messo sotto vuoto questo oggetto, quando tu lo ricevi schiacci questo affarino, si illumina tutto quanto e leggi l'invito. Quindi leggi quando è la giornata di apertura, sei invitato al giorno tale in via Solferino, all'ora tale per il cocktail, eccetera, eccetera. Perfetto. Mettiamo nelle buste questi strumenti. Quando una busta va sopra quell'altra, poi dopo la seconda ci va la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima, l'ottava, la decima, il peso comincia ad accendere tutte le lucette. In posta normalmente partono dei pacchi con 50-60 buste per volta, una sopra l'altra. 5.000 inviti. Ne sono arrivati salvi i primi, cioè il primo è rimasto senza pressione, tutti gli altri scaricati. 15 persone in studio hanno passato 5 giorni a telefonare in tutto il mondo conosciuto, dalla Patagonia al Polo Nord e dal Giappone, tornando dall'altra parte. Good morning, it's a studio Lissoni here. We invite you officially for the new opening for the Boffi shop in via Solferino. Perché nessuno capiva un'assoluta, non capivano assolutamente niente, guardando questo oggetto dicevano, carino, ma che cosa sarà questa cosa? Bestiata numero uno. Numero due, la stupidità è una specie di malattia contagiosa. Seconda idea assolutamente idiota. Cosa succede nel 2004? Un'idea straordinaria. Stampiamo un LP con 64, 44, 54 voci differenti che ripetono lo stesso invito, dall'italiano all'aramaico. Nessuno usa i giradischi, a parte qualche infolo armato che usa i tracks e tutte queste robe, questi super giradischi per ascoltare le musiche con queste super puntine. Totale dell'operazione, 5 giorni di telefonate in giro per il mondo. Ma quando sei scemo scemo non ti fermi mica. Terzo colpo, dovevamo lanciare una nuova collezione di bagni e cucine messe assieme, acqua e fuoco. Cosa ti invento? Per l'acqua metto questo liquidino azzurro, banale però abbastanza preciso, per il fuoco un fiammifero. Mettete tutto nelle buste. Immaginatevi delle buste 20 cm per 20 cm. Immaginatevi in posta, in Italia, i francobolli e dei tizi che boom. Quando è andata di culo hanno beccato l'acqua e si è sparsa acqua dappertutto. Quando non è andata di lì si sono incendiate le buste. Alcuni di noi hanno passato 5 giorni negli uffici postali seminati in giro per Milano a incollare con la lingua i cosi e a timbrarli con una delicatezza assoluta perché non c'era nessuno che volesse fare questo lavoro. Ma per essere scemi bisogna essere scemi fino in fondo. Lì sopra mi viene un'idea secondo me straordinaria, visto che, perdonatemi, tanto siamo fra amici, gli architetti, i loro simili, i designer, eccetera, eccetera, sono abbastanza riconosciuti mondialmente per essere dei gran morti di fame.
E io mi sono detto, visto che siamo in un momento di grandi ristrettezze, siamo in un momento di crisi pesantissima, siamo nel 2012, siamo passati attraverso una specie di tsunami che ha spianato professioni, mercati, lavori, regaliamo un invito, scusatemi, viene ancora da ridere, con dentro delle sardine. In realtà io volevo gli sgombri e chiedo a Roberto Gavazzi, la mia interfaccia, il titolare di Boffi, gli racconto questa storia, dico: Roberto, un'idea fantastica, mettiamo prima che chiudano, voi ve lo immaginate, l'idiozia, in una lattina di sardine mettiamo un invito in carta da lucido a prova d'olio e chiudiamo tutto. Quando ricevono questo affare, aprono la cosa delle sardine, prendono l'invito e lo leggono. Ma voi vi immaginate il cretinismo totale, tutta questa roba puzzolente, l'olio che ti cola addosso. E infatti Roberto ha capito l'antifono e ha detto: no, fermi tutti, va bene per le sardine ma che siano di carta, olio niente. A me sembrava un'idea poeticissima, proprio quasi da neorealismo italiano. Io mi sono immaginato me e i miei colleghi con questo piatto, una fetta di pane un po' vecchierella, apri questa roba, l'olio che ti cola sopra, mangi e leggi e piangi pensando al tuo futuro. A me sembra un'idea bellissima. Per fortuna mi hanno fermato in tempo. Ma quando devi essere scemo, devi essere scemo fino in fondo. E noi siamo stati costruiti per essere stupidi. Quando ho fatto la facoltà di architettura, io mi sono laureato nel 1986, nonostante alcune voci abbiano raccontato palle sulla mia laurea negli anni 70. Io negli anni 70, alla fine degli anni 70, mi iscrivevo alla facoltà di architettura. Prima invece avevo ballato la rumba, come si vuol dire in gergo. Quindi vi tralascio Giorgio Grassi, Vitale, tutta la scuola, Canella. Se volete faccio un altro po' di nomi, così stanotte non dorme più nessuno e vi ritorneranno un sacco di incubi. Noi siamo stati cresciuti con un'idea precisa del modulo, ve lo ricordate? Il pattern, il modulo, la misura che deve tornare sempre. Disegniamo questo edificio in Toscana e mi sono impuntato sul modulo. È diventata una follia, cioè per poter fare questo coso che ha dovuto seguire tutta una serie di regole musicali, precisioni, moduli, eccetera, eccetera, quel poveretto che se l'è fatta costruire aveva messo in mente più o meno un'idea di budget molto generoso. Noi siamo riusciti non ad andare oltre alla sua generosità, ma siamo riusciti a, secondo me, a farlo diventare poverissimo e contemporaneamente io credo che lui abbia odiato questa casa al di là del bene e del male, ma noi siamo stati stupidamente rigidi. Io non ho mollato su nulla. Il modulo era e il modulo doveva essere. Prego. Altro esempio di stupidità. Io ho sempre sostenuto pubblicamente di non avere mai disegnato nulla di comodo. Ho solo disegnato divani scomodi, cucine scomode, sedie scomode, caffettiere scomode, orologi scomodi, case molto scomode. I miei clienti mi chiedono: Piero, ci piacerebbe una casa cozy, sai, un po' morbida, amichevole, siamo stanchi di trovarci, come dire, sempre un po' troppo formali. Ci piacerebbe una volta tanto uscire da quest'idea di purezza, ci piacerebbe forse vivere in un ambiente un pochino più gentile. Gliel'ho anche giurato, eh? Eccola qui. La cosa più gentile è la lampada di Sarfatti. Poi per il resto l'unica cosa che abbiamo usato come colore è il bianco. E dove ho potuto esagerare col colore ho usato il vetro trasparente. Però loro ci vivono ancora, non sono ancora andati in clinica, quindi vuol dire che in qualche maniera ha funzionato. Invece di questo foolishness ne vado molto, 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 molto fiero. Un'azienda molto famosa, Osram, qualche anno fa mi chiede di disegnare
una nuova generazione di lampade a basso consumo. Sono quegli orrori che vedete di lì, che hanno infettato come una specie di ebola tutto il mondo, entrati in qualsiasi luogo. Questi orrori li trovate dentro nelle vecchie parabole dei faretti, li trovate al posto delle lampade che un tempo erano dei bulbi meravigliosi e adesso ci troviamo dentro questi affari. Insomma, secondo me questi tizi Osram, che per me dovrebbero essere processati per crimini contro l'umanità, mi chiedono di disegnare i nuovi bulbi. E io ho pensato, non posso dirgli in maniera antipatica no, non disegno i bulbi per voi perché secondo me siete dei cialtroni. Li devo far uscire dallo studio in maniera dignitosa, quindi devo concedergli la possibilità di dirmi che non mi vorranno mai come designer, o almeno spero, e quindi faccio di tutto per non prendere il cliente. Ecco là il risultato. Io ho disegnato quelle tre lampade a basso consumo. A me sembra un'idea, mi sembra piuttosto interessante. Fortunatamente loro non erano della stessa idea e dopo aver visto il progetto in qualche maniera mi hanno ringraziato e sono scappati dallo studio come delle lepri. Io credo che sia stata una delle mie migliori cose che ho fatto da quando faccio questo mestiere. E questa è la chiusura di stasera. Grazie.